i sacri, chiamiamoli i templi, usano le forme le più diverse, ma spesso iniziano così, facendo un quadrato più un semicerchio. Molto interessante, se andate poi in Egitto se ne trovano due o tre, la Val dei Re per esempio, ma insomma, in vari posti. Cioè all'inizio, quando si inizia a fare dei luoghi sacri, chiamiamoli templi, che cosa si cerca di fare? Si cerca di riprodurre in piccolo l'universo. È grandiosa questa cosa qui, una bella idea, che noi abbiamo ripreso nelle chiese tale quale, solo che non lo vediamo più. Normalmente noi quando andiamo in chiesa vediamo se c'è il tabernacolo, la statua, abbiamo dimenticato la struttura, l'architettura, o il dipinto, anche adesso in realtà ho fatto così anche io, ho detto ma una roba della struttura, io ho detto subito il dipinto. Ma per abitudine dici, vabbè, ho capito che è una chiesa, dai, mica devo spiegare che è una chiesa. E che ci dimentichiamo ogni tanto che i muri parlano, e gli affatti così ci sarà un motivo, altrimenti facciamo un capannone, no? Allora, qual era il motivo? Anticamente appunto si costruiva su quadrato e cerchio. Perché? Per un motivo molto semplice, che sapete tutti, anticamente il mondo si immaginava quadrato, piatto, non sapevo che era una sfera. E quindi loro lo immaginavano piatto. Se lo immagini piatto, vuol dire che grande, a nord, a sud, a est, a ovest, se tu colleghi nord, sud, est, ovest, viene fuori un quadrato. Quindi loro immaginavano che il mondo fosse un enorme quadrato, che poi ci fosse sotto le figure che lo tenevano su, la vita. E poi sopra il mondo cosa c'era? Se il mondo finisce così, no? Metti il quadrato, c'era una copertura, per forza. Uno non riesce a immaginarsi che... E la copertura era quello che noi chiamiamo ancora oggi, pensate, anche se sappiamo che non esiste, ma ancora oggi la chiamiamo volta celeste. Allora, gli antichi immaginavano che l'universo fosse fatto così, cioè un gran quadrato con una volta celeste. Quando hanno iniziato a fare i templi, facevano un quadrato e sopra una volta. Per dire che cosa? Quando tu entravi dentro un luogo sacro, ti accorgevi che c'era il mondo dove tu stai e che sopra c'era una volta e che sopra la volta c'erano i divini che si occupavano degli umani. Perché così quando tu uscivi potevi vederlo, tu stavi un po' lì dentro e quando uscivi vedevi che il cielo non è infinito, vuoto, ma è una volta celeste. È come dire, voi sapete cos'è una volta, no? Una volta è un abbraccio, cioè se l'abbraccio è quello, se io sono Dio grande e mi chino ad abbracciare gli umani piccoli, la volta sarebbe un abbraccio bellissimo. So che uno dice, ma Dio c'è, non c'è, se tu guardi il cielo, Dio c'è, non c'è, che fa, sta pranzando, dove è finito? Se tu vedi invece questo elemento in semicerchio, lo guardi un po' e quando esci dici, ah che bello, sono nell'abbraccio di Dio. Carino, eh? Sono passati tanti secoli, qui siamo nel 1400, quindi sono passati 4.000, 5.000 anni, uguale. Vedete che c'è un quadrato, questo luogo sacro, no? C'è un quadrato, qua in astronomi, qui sotto c'è un quadrato e sopra, vedete, c'è un semicerchio. Addirittura qui si vede benissimo, questo arco è proprio un abbraccio. E poi ci sono quattro mele con quattro costoloni che fanno lo stesso effetto. Bellissimo, interessante. Per ricordarti, guarda che siamo sulla Terra, siamo sotto la volta celeste che è abitata e normalmente si dipingeva con elementi per farti capire il cielo, di farti là. Proprio là è messa l'incoronazione dell'assunta, appunto in cielo, per dirti se non l'hai capito, te lo dipingo. Normalmente si dipingeva qualcosa di celeste, l'incoronazione della Vergine, l'ascensione di Gesù Cristo, l'assunzione della Vergine, la gloria della Vergine negli argini dei santi, ma normalmente, questo è molto intelligente, nelle grandi chiese, qui è piccola, quindi finisce lì, ma nelle grandi chiese, andate ad esempio a tutte le grandi chiese, addirittura si faceva una cupola. Allora c'era un quadrato sotto, un grande cerchio e la cupola. Perché proprio se non avessi capito, c'è un quadrato, un cerchio e una cupola, ok?
e per passare dal quadrato al cerchio, perché è difficile passare dal quadrato al cerchio, perché sotto è un quadrato, poi gli metti una cupola sopra, caspita, come fai a farla stare su? E ci sta il vuoto. Mettevano delle vele, e in queste vele, sapete cosa dipingevano? Quasi sempre, gli evangelisti. Infatti, gli evangelisti, per dire, per passare dalla terra al cielo, leggi il Vangelo. Interessante, tu andavi in chiesa e dici, caspita, già devo leggere il Vangelo, caspita, devo sentire bene cosa dice oggi il Vangelo. Bellissimo, era intelligente. E in alcune grandi chiese, per passare dal quadrato al cerchio, mettevano un ottagono. Un ottagono, perché riduceva già un po' il cerchio, lo faceva già un po' più rotondo, e poi sopra un cerchio. Anche quello aveva un significato, l'ottagono sarebbe l'ottavo giorno, che sarebbe la domenica. Vuoi passare dalla terra al cielo? Vivi bene la domenica. Quello è il giorno che spezza i giorni e ti apre un po' di cielo. Bello. Difatti uno va a messa, e la messa, voi sapete, dopo il santo, come se si aprisse il santo e il canto, noi immaginiamo, andato dagli angeli e i santi in paradiso, no? Come se si aprisse una tenda e piombasse il cielo, quello che faremo noi adesso, sarebbe quella roba. Bello, quelle chiese dove c'era l'ottagono, se uno non se lo ricordava, guardava su, dicevo, già, caspita. Fantastico, molto bello. E allora è molto interessante, guardate nelle chiese, guardate anche questo gioco, linee, quadrati, semicerchi, cerchi, terra, cielo, molto bello, molto bello. E era un'altra cosa che volevo dire. Normalmente le chiese cristiane erano in realtà fatte, è vero che c'era il quadrato nell'incrocio, ma erano fatte su una croce, quasi tutte. Qui sono cappelle, quindi non potevano, non c'è il transetto, non c'è niente, ma normalmente si disegnava una croce con bracci così, la testa era in genere in semicerchio ed era l'abside dove si celebrava il presbiterio, qui c'era il transetto con un quadrato e sopra la cupola, un cerchio, e poi c'era una, o due o tre navate, e le grandi chiese sono state così fino all'altro giorno, solo dopo il Vaticano II, dopo il 60 che hanno iniziato a farle in semicerchio, ma anche lì è interessante, ritorna il cerchio, il semicerchio, con a volte degli elementi quadrati, con a volte dei piccoli elementi circolari, è molto interessante. E sono passati secoli, ma gli elementi costruttivi sono rimasti quelli. Bene, scusate, l'ho fatto un po' lungo, l'ho fatto 10 minuti. Va bene, sono cose che possono sempre servire, quando andrete a vedere delle chiese, giocherete sul quadrato, andate a cercare dove è il quadrato, il cerchio. Fossano, vabbè, chi è di Fossano, l'uomo, lì, tac, tac, tac. Proprio un quadro, un enorme quadrato con una rossa cupola sopra. E interessante, anche lì, lì c'è l'otto. E se andate poi a vedere a Fossano, tutta la cupola è dipinta con l'otto, le otto beatitudini, perché l'ottagono vuol dire sia l'ottavo giorno sia le otto beatitudini. Vuoi andare da terra al cielo, vivi le beatitudini e va tranquillo, leggi il Vangelo e va tranquillo, vivi bene la domenica e va tranquillo. Insomma, sono più significati, ma interessanti. Lì sono dipinte le beatitudini, e mi sembra però che nelle vele ci siano gli evangelisti, non mi ricordo più bene, mi sembra di sì, sì. Normalmente è sempre così, non vedo che fosse sano. Vabbè, Cuneo non saprei dire, però è anche così, c'è il quadrato con la cupola, quello lo so, ma non mi ricordo più cosa sì, è. Molto bene, allora, non so se ce ne perdo più, dico, tagliare il nuovo errore. Allora, poi non faccio più la predica alla messa, anche è bellissimo, è un peccato se si fa solo più una volta allora
così un quarto d'ora, 20 minuti, dopo che abbiamo ammirato, perché l'arte, oltre ad essere un linguaggio, è anche una carezza. È anche una carezza, uno guarda cose belle e fa bene all'anima. Anche quando uno magari non capisce, dice cos'è sta roba lì, non lo so, non importa, se non altro è qualcosa di bello. E in più fa intravedere di Cere Calcati una cosa bellissima, che l'arte è sempre un ponte verso il mistero delle cose. Questo sì, questo è molto bello, dovevo dirvelo all'inizio, così adesso fa l'istante. L'arte è sempre un ponte verso il mistero delle cose. Quando vi dicevo che l'arte è un linguaggio, ecco, volevo dirvi, che basta che vi citassi questa frase, non mi era venuta in mente. Cosa vuol dire che è un linguaggio? È che se tu guardi con gli occhi normali, in genere le cose sono le cose, non gli oggetti sono gli oggetti. Cioè, la mela è una mela, le stelle sono le stelle, lo sappiamo tutti. E tutto diventa banale, perché diventa molto. L'arte è un ponte verso il mistero delle cose, è bellissimo. L'arte è un ponte, se tu ci stai sopra, come succede col ponte, arrivi dall'altra parte. Cioè vedi quel che c'è dentro ogni cosa che normalmente non vedresti, cioè che è il suo mistero. Mistero che non vuol dire, la mela è una mela, non è che non so cos'è la mela, ma capisci che la mela dipinta da Cézanne è altra roba, e cioè ti fa vedere la sostanza delle cose, che è di più di quello che tu riesci a vedere. Questo è perché il mistero vuol dire questo veramente. Noi normalmente quando diciamo mistero diciamo robe spirituali. Sapete cos'è la miglior definizione di mistero? Cioè, la data Gabriel Marcel, filosofo francese del metà Novecento, che diceva: al mondo esistono i problemi e i misteri. Cosa sono i problemi? Sappiamo tutti. Pierino a 10 euro, Pierino va dal panettiere, compra 2 kg di pane, il pane costa 3 euro al chilo, Pierino torna a casa, quanti soldi ha Pierino? Lo fa tutti sul calcolo. E alla fine risponde 4 euro. Problema risolto, sì, no? Problema risolto vuol dire che quel numero chiude il problema e definitivamente lo risolve. Non si può dire Pierino torna a casa e ha 6 euro perché Pierino è buono. Ci va la maestra, prende a schiaffi, ti prende. Non c'entra che Pierino sia buono o sia cattivo, non c'entra proprio niente. 4 euro. E neppure puoi scrivere Pierino torna a casa 2 euro perché Pierino è cattivo. Non c'entra se è buono o cattivo, non c'entra se è ricco o povero, così è, si chiude lì, è definito il problema. I misteri invece sono quelle cose che non riescono a essere definite da nessun numero, da nessuna definizione, perché sono molto di più, sono più ricchi di qualunque numero e di qualunque definizione. E tu puoi dire qualcosa, ma è ancora sempre di più e di più di quel che hai detto. Questa è la bellezza del mistero. Il mistero è qualcosa di talmente ricco che non puoi definirlo, non che non sai cosa sia, no, è talmente tanto che tutto ciò che dici è un balbettare, ma perché è di più. Allora capite cosa vuol dire che è bello quando diciamo che ogni persona è mistero? Quando diciamo questa parola, ogni persona è mistero, non vuol dire che ne so io chi sia, no, non vuol dire questa roba lì, vuol dire che anche se la conosci quella persona da 10 anni, tu non sai tutto di quella persona, perché lei è di più. Lei ha ancora qualcosa che ti può sorprendere, perché tu non la sai, non la cogli e non la coglierai mai del tutto. Per questo noi si resta ancora in attesa. Nel momento in cui noi abbiamo definito qualcuno, l'abbiamo ucciso. Perché nessuno è definibile, cioè possiamo dire molte cose, ma non possiamo dire io so tutto di te. Tu, no, no, tu non sai tutto di me. Ma non nel senso che ti sfugge perché... No, no, lei... No, perché lei davvero è di più. Davvero è di più, noi siamo di più, anche a noi stessi, siamo misteri anche a noi stessi, figuriamoci per gli altri. Per questo si dice siamo liberi. La libertà sfugge a ogni definizione. L'essere liberi sfugge a ogni definizione. Appunto è l'essere sorprendenti, capaci di indirizzare sé, capaci di rinascere. No, certe volte sembra che uno diceva, e poi uno rinasce. In questo senso, chi l'avrebbe detto? Appunto, chi l'avrebbe detto? Bellissima questa cosa, no? E la vita riparte. E questa è la potenza del... No? L'arte
è un ponte verso il mistero delle cose, vuol anche dire che l'arte ti aiuta a rivedere il mistero in ogni cosa. L'arte ti aiuta a rivedere il mistero in ogni cosa, non solo l'utilità, la grandezza, il peso, la misura, che va bene, però dici ragazzo, bello questo. Ok, adesso sto zitto sull'arte. Volevo fare con voi una piccola riflessione, perché mi ha detto dice anche qualcosa, in realtà avete detto mille cose, ma... in realtà su quattro dipinti che io amo tantissimo e che, come dire, in questo periodo, che per me è stato un periodo di grande cambiamento, sono stati di grande aiuto. Mi sono stati di aiuto, molto di aiuto. Perché per caso mi ero trovato a commentarli proprio prima di che succedesse tutto l'ambaradan, che me ne dovevo andare da Fossano, e allora poi me li sono portati dentro. Allora oggi che vedo voi, ho detto dai, vi regalo questi quattro dipinti, che magari possono essere di aiuto anche per voi e per la vostra vita. Cioè il nostro modo di stare nel tempo. Partiamo da questi due dipinti in alto, a sinistra, Morsky, è un disegnatore polacco. Chi, scusate? Morsky, Morskapi. Guardate, anche un bambino saprebbe dire che cos'è un orologio, però se lo guardiamo bene è un orologio un po' particolare. Primo, è un orologio enorme, vedete che roba? Se quell'uomo lì è alto, facciamo 2 metri per essere, semplificare, vuol dire che ce ne stanno 3 di uomini lì, vuol dire che quell'orologio lì è almeno quasi 6 metri. Quindi capite? È un orologio sì, ma è una ruotona, è 6 metri, sapete, è più di questo, quindi immaginatevi, questa è una ruota grande. Un orologio sì, ma una ruota grande che sta girando verso la nostra sinistra, vedete che l'uomo sta andando in là. Quindi sta girando, è una ruota che sta girando in un luogo desertico, in pieno deserto, quindi gira ma dentro il deserto, sta perdendo i pezzi, vedete che ci sono già le rotelline per terra, un quadrante già là per terra, sta perdendo i pezzi. E dentro c'è l'omino che è quasi, sembra quasi attaccato alle lancette, tra le lancette che lo fanno muovere, no? Che cosa ci dice questo disegno? Una cosa tragica, secondo me ci dice quello che in mente siamo tentati di pensare anche noi del tempo, perché il mondo, il pensiero moderno ci fa pensare il tempo così, ve lo spiego. Primo, il tempo noi lo pensiamo come una ruota rigida che gira, o diciamo anche ogni tanto, no? Il tempo è una ruota che gira, noi normalmente lo intendiamo una ruota che gira, prima dopo, tu cammini, tu cattesi, no. Il mondo moderno ci sta insegnando che il tempo è quasi inesorabilmente rigido. Cioè, oh ragazzi, le cose capitano, non c'è niente da fare, ci sono i fortunati e gli sfigati, insomma. Sapete che sempre di più noi abbiamo nella testa che l'idea è ci sono i fortunati e gli sfigati. Vediamo se poi proprio così, però questa idea è una, vedete, questa è proprio una ruota rigida, gira e gira, non è che tu dici ma adesso, in più gira in un deserto e quindi gira a vuoto. Sapete quante volte il tempo moderno, che pur ci fa andare così di corsa, ci fa credere che non ci sia un gran senso a tutto questo nostro corpo? Sapete quante volte, C'è quel libro molto bello, L'epoca delle passioni tristi, di 7-8 anni fa già, un libro molto bello dove due psicoterapeuti, gli autori, dicono una cosa tremenda. Dicono, noi da sempre trattiamo con le persone che hanno dei problemi, come è chiaro, sono psicoterapeuti, e ognuno ha il suo di problemi, questo da sempre. Ma in questi ultimi anni ci siamo resi conto che, oltre al fatto che ognuno ha il suo di problema, alla fin fine quasi tutti stanno dentro un unico problema. E qual è questo unico problema? Loro lo descrivono così. Sembra che tutti quanti ci troviamo sopra una barca, remi, tutti remiamo forsennatamente,
Ma tutti quanti abbiamo la certezza che non c'è nessun porto che ci aspetta. È tremendo. Cioè, tutti condannati a remare, perché oh, ragazzi, bisogna andare, qui se vuoi sopravvivere nel mondo moderno devi correre. Ma tutti sappiamo bene dentro di noi che tanto per non andare da nessuna parte, non c'è nessun porto che ci attende. Da qui le passioni tristi, senso di inutilità, senso di impotenza e enorme tristezza. Poi lo so che voi siete brave persone, ma siamo tutti un po' influenzati, anche chi cerca di vivere meglio, lo facciamo tutti, ma da questo pensiero dominante. E soprattutto, e questa è la cosa più tragica, questo orologio gira e perde i pezzi. Se ne perde ancora due o tre, lo butteremo, solo che te ne fai. Se perde anche le lancette non ci serve più a niente, no? Adesso più o meno si capisce ancora, fra qualche tempo questo orologio è da buttare. Il pensiero moderno ci ha fatto ormai capire che l'unica epoca che vale qualcosa è la giovinezza. Dopodiché inizia a perdere i pezzi ed è un inutile, banale, tristissimo andare verso il niente. Tremendo. Dice, come si fa? In questa consapevolezza come faccio? Appunto, tutti cerchiamo di essere giovani, no? Tutti cerchiamo di far finta che siamo ancora giovani. Io ho 57 anni, uno fa finta di essere ancora giovane, fa il furbo. Io da anni non sono più giovane, sono adulto. Ma questo nel mondo moderno per dire, se dice qualcuno che è adulto ti prende schiaffi, ti querela, siamo tutti giovani. perché? Lo capisco, perché c'è. Dove? Giovanissimo vuol dire, cioè, se uno è in forma, va a correre, va in bici, ben faccia solo, vada solo avanti così perché si mantiene in salute e non costa la sanità. Ma nella testa bisogna saperlo che uno dopo 40 anni è adulto, no? Non giovane, adulto. Questo è interessante. Però tutti abbiamo paura a dirlo perché abbiamo in testa, ahimè, questa immagine. E si corre. Bene, questa è un'immagine del tempo che è un po' dominante. Ringraziando c'è l'altro quadro a destra che dice l'opposto, per fortuna. Dice quasi l'opposto, non è che si possa dire l'opposto perché purtroppo un po' di verità c'è in questo quadro. Questo è Orologi Molli di Dalì. In realtà si intitolava Persistenza della memoria, titolo del quadro. È bellissima la storia di come è nato questo quadro. Questo quadro è nato un giorno Dalì stava cercando di fare un quadro sul tempo, e il quadro sul tempo era lì davanti alla la tela bianca e non gli veniva un bel niente. E allora sai, un giorno stai così, due giorni stai così, insomma il terzo non so più che giorno era, ma a un certo punto è proprio, sai, quando il lavoro non ti viene, vengo degli amici a trovarlo e lo vedo proprio disciottino, come capitai. Sto facendo un dipinto sul tempo ma non mi viene niente. Vabbè, dai, prendiamo un caffè, facciamo un po', dai, sì, prendiamo un caffè, facciamo un po', ma quando sei giù, insomma. Insomma, tanto passano il pomeriggio lì a cianciare, cercano di tirarlo un po' su, arriva ora di cena e dico, senti, ti portiamo a cena fuori che perlomeno ti spari un po' e togli sto muso. No, non vengo, dai, vieni. Senti, andateci voi, andate con mia moglie, o compagno, non ricordo. E insomma, andate con lei, andate voi, io sto a casa perché non è giornata. E vabbè, loro vanno a cena e lui sta a casa. Poi prende un po' fame, va di là, apre il frigo e c'è un bel pezzo di formaggio molle. E allora prende sta forma, insomma, di formaggio molle, lo mette sul tavolo, taglia un pezzo, lo mette sul piatto. Sapete come fa il formaggio molle? Lo mette in mezzo, si spiattella lì così. E gli viene l'ispirazione, dice, caspita! Il tempo è formaggio molle, il tempo è formaggio molle. E come formaggio molle? Cioè, voi sapete, se lo metti in un piatto concavo così, se lo metti in un bicchiere così, se lo metti sul tavolo così, cioè prende la forma del contenitore che è il formaggio molle così. Dice, caspita, il tempo non è quell'orologio duro che vediamo nel dipinto di là, rigido. No, ma il tempo in un qualche modo gli possiamo dare una forma. Gli possiamo dare una forma, no? Perché formaggio molle, puoi dare una forma, no? Paf, va di lato e inizia a dipingere, tant'è che arrivano gli altri dalla cena, lui ancora lì che dipinge e dicono, la faccia che lo stavi bene, dice, ho scoperto, fai un po' formaggio molle. E nacque questo famosissimo quadro, dove se voi lo guardate vedete ci sono tre orologi molli,
quello lì sul como l'armadio, che vedete che è un formaggio molle, quello sul ramo è proprio che cola giù, e poi su quell'altra roba là posato. Fantastico! Cioè il tempo e formaggio molle. Certo, c'è anche un orologio rigido, all'inizio vedete c'è un orologio arancione lì, che è una sveglia rigida. Il tempo ha anche la sua rigidità, non è che io posso spostare la mia data di nascita, o posso cambiare gli eventi, piove, fa sole. Il tempo ha, ahimè, una sua rigidità, certi eventi arrivano rigidamente, non li ho scelti io, e mi sono solo beccati mal di denti, mal di testa, non è che li conoscevo io. Però io posso dargli una forma. Bellissimo questo, no? Bellissimo. Cioè, che ne so, abbiamo deciso domenica prossima di andare al mare. Con gli amici, 5-6 amici, abbiamo deciso di andare al mare. Domenica alle 7 suona la sveglia, piove. E che possiamo fare? Due cose. O iniziare da quel momento a brontolare, brontolare fino a sera, che piove sempre. Piove soprattutto di domenica, piove tutte le domeniche e decido di fare qualcosa, e passa la domenica in casa a brontolare, arrivare a sera con i capelli dritti perché piove. Oppure telefonare agli amici e dire: beh, no, andiamo al mare, perché il mare per qui piove a dirotto. Senti, ma c'è una mostra d'arte, perché non andiamo fino a vedere quella mostra lì, poi va a vedere la mostra, poi andiamo a mangiare una pizza tutti insieme, poi facciamo due passi, prendiamo anche un gelato, torniamo a casa, e facciamo. E la domenica magari è spettacolare, magari è anche più bella di quando se fossimo andati al mare, o perlomeno è interessante. Hai visto? Certo che la pioggia è rigida, cioè quella viene e non gli puoi fare più niente, ma tu a quella giornata gli puoi dare una forma, al tempo gli puoi dare una forma, perché il formaggio mondo. Fantastico, non ciò che capita, ma come reagisci a ciò che capita costituisce la tua vita. Che bella massima questa qui. Questo non vuol dire che tutto ciò che capita è bello, io non lo so, perché a volte lo so anch'io distinguere che se vinci 1 milione al totocalcio è meglio che se bocci la macchina e devi spendere 5.000 a ripararla. Fino lì ci arrivo anch'io, quindi ci auguriamo che se capita cose belle è molto meglio. Ma non è ciò che capita che è l'essenza della tua vita, è come tu a quel che capita reagisci, che fa l'essenza della tua vita o il vuoto della tua vita. Se non reagisci, se non crei qualcosa, se non... Ah certo, fantastico. Dunque il mondo non si divide in fortunati e sfigati, si divide in camminatori o non camminatori. Fantastica questa cosa. E credo questi due dipinti, lo dicono in modo un po' violento, ma lo dicono bene. E a volte quando nella vita ci sono cambiamenti, soprattutto quando ci sono momenti difficili, perché quando le cose vanno bene, un quadro o l'altro, insomma, va tutto abbastanza bene, ma quando le cose non vanno bene può succedere. Se succede un guaio al lavoro, un guaio nella vita, un guaio, insomma, la fatica negli affetti, sai che diventa molto facile entrare nell'ottica del primo quadro e dire: perché capita a me, perché sta roba qui, perché... è normale, lo faccio anch'io. E l'altro quadro ci aiuta a reagire. L'altro quadro è: oh ragazzo, puoi dargli una forma, e stai a te, puoi dargli una forma. Ed è bello, io difatti l'ho tenuto per parecchio sulla mia scrivania, perché insomma, stavo tanto bene a Fossano, ho finito a Pinerolo, e anch'io per un po' di tempo ho detto: ma che è? Eccetera eccetera eccetera. Però ogni tanto dicevo: Max, dai, ho sempre detto che questo quadro ci devo credere. E mi ha aiutato, spero che possa aiutare anche voi, chi lo sa. E questo è per il tempo presente, ma il tempo, voi sapete, è fatto di passato, di presente e di futuro. E dunque come applicare questo al passato, al presente, poi l'abbiamo già detto, e al futuro. Sapete, il passato, come pensiamo noi il passato? Il nostro passato, questi 30 anni che siamo al mondo, 40 anni che siamo al mondo, 60 anni che siamo al mondo, come lo pensiamo questo passato?
Oh, voi sapete che ci sono due grandi tentazioni, ce ne sono di più, ma per assottigliare. La prima è di pensare il passato come un elastico. Tutti noi siamo tentati spesso di pensare il passato come un elastico. Voi sapete cos'è un elastico, no? Provate a mettere un elastico bello spesso a vita, attaccarlo al muro e poi iniziare a camminare, no? All'inizio dici, ah, che è un piacere, poi si fatica un po' di più. Se vuoi insistere, a un certo punto l'elastico ti dà una botta indietro che inizia a togliere gli accettati con quello. Ogni tanto per noi è passato un elastico. Inizi a pensare, ah, com'era bello quando, sì, perché quando i figli erano piccoli, oh, com'era bello. Che va bene pensare a quel tempo, ma se uno inizia a, come dire, lasciarsi prendere, a un certo punto, bam, si risveglia oggi. E la prima cosa che dice, che schifo oggi, lo dice un po' di più. Appunto, è come un elastico che ti tira via e quando poi ritorni, l'oggi è solo un po' più brutto. Che brutto se è passato così. Ha una rigidità. Oppure un macigno. L'altro modo di pensare al passato è, caspita, ho fatto questa cavolata, mamma mia, ho fatto sto sbaglio, è come avere uno zaino enorme sulle spalle e tu cammini sempre con questo zaino lì e non vai da nessuna parte, perché se qualcuno di voi va a camminare in montagna, metti 50 kg sulle spalle. All'inizio si fa, ma non vai molto lontano, e più sale, più. Perché dicevo, ho sbagliato, non dovevo fare, è un macigno. E invece, se è vero il quadro di Dalì, il passato, è vero che è qualcosa che era molto bello e non hai più, può succedere. Poi è uno sbaglio che hai fatto e che un po' incide ancora sull'oggi, ma lo so anch'io che un po' incide ancora sull'oggi, ma è come quell'orologio rigido che non ne vieni fuori, o in un caso o nell'altro non ne vieni fuori. Riusciamo a dargli una forma? Sì. Il passato è sorgente. Il passato, qualunque sia stato, è sorgente. Che cos'è una sorgente? Chi va a camminare lo sa. Quando tu cammini, è giusto fermarsi ogni tanto alle sorgenti, ma ci mancherebbe. Ti fermi, respiri un po', bevi un po' d'acqua fresca e poi cammini. Il passato è sorgente. Allora, noi al passato dobbiamo andarci, non per esserne imbrigliati o macigno elastico, ma per cogliere qualcosa di bello, perché nel passato di tutti qualcosa di bello c'è stato. Nel passato di tutti almeno una cosa bella c'è stata. Allora al passato tu vai così, bevi un po' e torna sereno, cioè torna qui, grato. Cioè, se trovi una sorgente quando cammini sei grato, dici meno male, mi pinendeva, meno male che c'era la sorgente, non so come mai tirare fuori. Bene, credo che il quadro di Dalì ci aiuta ad andare al passato per cercare dove c'è sorgente e ringraziare di quello e ripartire. E ripartire grati, no? E il futuro? Beh, il futuro, anche qui il futuro può sembrare un'evasione. Il futuro abbiamo anche lì due tentazioni. La prima è di pensare al futuro come un'evasione. A volte a tutti succede. E se cambiasse il posto, tutti i miei compagni di lavoro, certo sarebbe bello il lavoro, ma con quelli che ho. Se cambiasse il mio capo al lavoro, certo sarebbe bello, no, ma col capo che ho. Se i miei figli fossero tutti degli angioletti, certo che sarebbe bello essere genitori con i figli che ho. E se cambiassero i politici di un colpo solo, e se cambiasse tutta l'Europa, e se cambiasse il mondo intero, io sarei felice, ma l'evasione, sì, ma se faccio. Ma che roba è l'evasione? Perché difatti di fronte a questo ti scontri e non cambia mai niente. Oppure come una minaccia, è quello che stiamo vivendo noi, no? Futuro, ahimè. Male così non siamo mai stati, chissà cosa capiterà domani, ma stiamo andando sempre peggio. La miseria. Uno, che ne sai tu del futuro? Ma che ne sai tu del futuro? Due. Ma guarda che mio padre ha fatto la guerra, il vostro nonno ha fatto la guerra. Ragazzi, ma vuoi mettere vicino la guerra come siamo noi che siamo in crisi? Lo so che siamo in crisi. Ma vuoi mettere la crisi della guerra con questa?
Allora, com'è che quella generazione là sperava nel futuro e noi vediamo il futuro solo come una minaccia? Ma c'è qualcosa che non quadra. Probabilmente gli occhi. Probabilmente gli occhi. Abbiamo gli occhi malati. Perché il futuro è sempre, sempre una promessa. È sempre una promessa. Cioè, il futuro è sempre una possibilità. Appunto, io non lo so domani cosa capiterà, ma sicuramente ci sarà la possibilità per me di fare qualcosa. Questo non vuol dire che andrà tutto bene, ma ci sarà sicuramente una possibilità. Il futuro è sempre una possibilità che si apre, cioè il futuro è sempre, ogni giorno, è sempre una porta che si apre, e così è. Non l'hai mai vissuto domani? Non l'abbiamo mai vissuto domani, proprio lunedì. Non l'abbiamo mai vissuto. È così che lo devi guardare, altrimenti domani sembra sempre, oddio, l'orco che arriva. Ma interessante. E dunque avere un po' di fiducia. Il quadro di Dalì applicato al passato e al futuro ci fa vedere